Palermo discarica a cielo aperto, una realtà che può essere sovvertita. La costruzione di una città diversa passa necessariamente attraverso un'attenta politica ambientale. Anche i rifiuti possono diventare risorse. In tempi di crisi e non solo, è possibile barattare rifiuti differenziati con beni di prima necessità. È l'esempio degli ecopunto già attivi in diverse località siciliane. A Palermo se ne potrebbe aprire uno in ogni quartiere. È un'idea concreta, è l'idea di una città sostenibile. La Palermo di Fabrizio Ferrandelli. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prova. Che Palermo oggi è una città sporca, spesso viene definita una discarica a cielo aperto, ad ogni angolo di strada accumuli di rifiuti, cassonetti improbabili, spesso punti di raccolta di rifiuti indifferenziati. Fabrizio, ti chiediamo, è possibile fare raccolta differenziata anche a Palermo? Non solo è possibile, ma è l'obiettivo verso il quale dobbiamo tendere. Io credo che una città bella e ricca come Palermo possa diventare ancora più bella e ricca se trae risorse da quella che è la differenziazione dei propri rifiuti. Io devo dire che non basta la volontà dei cittadini palermitani a poter fare la raccolta, ma serve un'amministrazione che renda questo possibile. Palermo è una città nella quale non è possibile differenziare. Se noi pensiamo alle zone nelle quali è partita la raccolta differenziata, vediamo la grande difficoltà con i quali i cittadini devono scontrarsi giornalmente e molto spesso non si ottiene nessun risultato se non quello di vedere i marciapiedi pieni di rifiuti abbandonati in qualsiasi ora del giorno. Marciapiedi. Dall'altra parte, anche nelle zone in cui ci sono le sensibilità di cittadini che vogliono portare la plastica, il vetro o il cartone, vediamo che le campane non vengono svuotate e che molto spesso quando vengono svuotate all'interno del contenitore dell'indifferenziata, per cui lo sforzo di questi palermitani finisce nel vuoto. Io credo che bisogna partire con provvedimenti chiari, bisogna trasformare la TARSU in TIA, cioè bisogna passare dalla tassa che è uguale per tutti alla tariffa in cui chi più inquina e più produce spazzatura più paga, chi meno produce spazzatura meno paga. Faccio un esempio classico: un appartamento di 100 metri quadri in cui vive una sola persona non può pagare quanto un appartamento di 100 metri quadri nella quale vivono 8 componenti familiari. È chiaro che la produzione di rifiuti è differente fra queste due tipologie, per cui l'appartamento con 8 abitanti produce più spazzatura e quindi debbano pagare più rifiuti, almeno che non differenziano. Per fare questo bisogna attrezzarsi, bisogna riorganizzare anche l'azienda dell'AMIA che è servita in questi anni soltanto per dare posti di sotto governo a trombati della politica o a dirigenti di partito che hanno utilizzato questa azienda come se fosse un proprio bancomat per fare delle spese appunto spropositate o anche viaggi come quello più famoso di Dubai. Bisogna riorganizzare i tanti dipendenti dell'azienda municipalizzata dell'igiene ambientale per poter portare la raccolta anche ad un porta a porta, perché il porta a porta sicuramente è un incentivo che educa i cittadini alla raccolta e che di sicuro ti fornisce l'elemento del controllo. E questa è la Palermo verso la quale dobbiamo andare, perché è la Palermo nella quale tutti quanti possiamo comprendere come il rifiuto non è un rifiuto, un qualcosa per cui pagare per lo smaltimento, e Palermo paga la tassa più cara d'Italia per avere il servizio peggiore forse del mondo. Allora bisogna far capire che dietro la bottiglia di plastico, la bottiglia di vetro o l'alluminio o il cartone non c'è un costo da pagare per smaltirlo, ma possiamo rivenderlo ai consorzi di filiere e poter avere dei soldi indietro per poterli investire all'interno di quelle attività che vanno appunto al miglioramento delle condizioni dell'ambiente. Bene, siamo oggi con Mario Meli, direttore commerciale di Libera Ambiente. Come si fa a restituire valore economico a chi differenzia? È semplice, perché comunque tutto quello che noi produciamo ha un valore economico. Quello che per noi sono rifiuti devono diventare una risorsa. Abbiamo trovato un metodo molto semplice, perché è il metodo del baratto. Ogni prodotto come la plastica, la carta, il cartone, l'alluminio sono un valore aggiunto. Siamo stati male abituati nel percorso degli ultimi anni a un eccessivo consumismo. Adesso dobbiamo ridare valore a tutto quello che noi produciamo per, soprattutto in un momento di crisi, poter far fronte alle difficoltà economiche. Quindi tutto quello che noi prima producevamo e quindi gettavamo facilmente, adesso viene barattato, quello che per noi è rifiuto diventa risorsa economica e le famiglie riescono così a sostentarsi economicamente.
economicamente facendo, nel concetto di ecopunto, quindi il negozio del baratto, uno scambio, come dire, equo e solidale con prodotti spesso a chilometro zero, imballaggi zero, quindi che vanno a risparmiare con un bassissimo impatto ambientale, tutto quello che prima sporcava e inquinava le città e che doveva essere portato in discarica, e quindi aumentavano le discariche, spesso aumentavano le discariche abusive. Adesso stiamo cercando di, in piccola parte con gli ecopunto che stanno nascendo a livello regionale, combattere anche questo fenomeno qua. Bene, Fabrizio, gli ecopunto di cui parla Liberambiente sono dislocati su tutto il territorio. Secondo te come si porrebbe l'amministrazione comunale dinanzi ad un'iniziativa di questo genere? In un rapporto di competizione o di collaborazione? Ma io dico in un rapporto di integrazione, perché la logica dell'ecopunto è proprio quello dello scambio del posto del rifiuto con i prodotti. Cioè tu porti un chilo, per dire, di ferro e in cambio un chilo di pasta che viene ad esempio dai terreni confiscati alla mafia. L'amministrazione invece ha un altro compito, ha quello di dover garantire agli ecopunto di poter aprire in ogni quartiere, quindi io dico di più, dobbiamo rilanciare la possibilità di aprire un ecopunto in ogni quartiere, perché ogni ecopunto non fa nient'altro che trasportare un modello appunto di rifiuti come risorsa all'interno delle nostre città e all'interno dei nostri quartieri. Poi dobbiamo sicuramente provvedere con altre risorse e con altre misure che sono di natura comunale. Io penso ai CCR, che sono i centri comunali di raccolta. Noi vediamo molto spesso negli angoli della nostra città abbandonati i frigoriferi, le lavabiancherie, i vecchi elettrodomestici. Tutto questo accade perché mancano i centri comunali di raccolta, cioè dei luoghi, delle isole ecologiche nei quali i cittadini, e ce ne dovrebbe essere almeno uno per ogni circoscrizione, possono andare con la propria macchina a lasciare lì l'elettrodomestico, sapendo che poi l'azienda dei rifiuti urbani andrà a raccoglierlo. Tutto questo non solo diminuirebbe la presenza di discariche in città, ma faciliterebbe anche il servizio di raccolta da parte dell'AMIA. Per cui io credo che fra gli ecopunto, che sono un'ottima impresa privata, perché noi dobbiamo veramente dare voce a chi ha nuove idee, nuove energie, che ha anche delle idee imprenditoriali che sono a costo zero per l'amministrazione e che non chiedono nient'altro all'amministrazione se non la possibilità di collaborare. L'ecopunto non fa nient'altro che guadagnare da quello che rivende ai consorzi di filiera, per cui nessun aggravio per l'amministrazione. Di contro l'amministrazione deve pagare meno soldi alla discarica di Bellolampo per il conferimento in discarica, perché sono tonnellate di rifiuti che non vanno a finire in discarica. Stessa cosa per i centri comunali di raccolta, e dopodiché l'amministrazione, come dicevo prima, deve provvedere in proprio alla raccolta porta a porta dei rifiuti. Lo fanno ad Alcamo, lo fanno a Castelbuono, sono sempre cittadini siciliani, non capisco perché i palermitani non possano farlo. Quello che è mancato in questi anni è l'organizzazione. È una nuova amministrazione, sono certo che potrà dare una nuova organizzazione anche in questo senso. Ma quindi come nasce e cosa offre in concreto un ecopunto? Ecopunto offre intanto rispetto dell'ambiente, quindi un recupero del rispetto dell'ambiente, offre anche opportunità concrete di posti di lavoro. Ecopunto già sono nati in alcune località della Sicilia come Barcellona Pozzo di Gotto, Terrasini, Cini, Siniscemi. Sono nate altre 10 cooperative, perché stiamo diventando un network di Liberambiente dove in ogni ecopunto si possono sviluppare almeno 2 posti di lavoro. Quindi stiamo cercando di portare economia reale, concreta, anche in Sicilia in un momento di crisi particolare, dove non si crea nulla ma si perdono posti di lavoro, e questo è uno sviluppo importante in una regione come la Sicilia, dove la crisi è molto forte, la disoccupazione è tanto alta, e stiamo invertendo anche una rotta, perché sono molto bravi al nord a dire che al sud consumiamo punto e basta, ma noi stiamo invertendo la tendenza, dove stiamo esportando idee che dal sud stanno andando al nord, quindi siamo un esempio per quei paesi, per quelle regioni che ci hanno sempre criticato. Adesso la Sicilia dà un'immagine diversa di quello che è anche il rispetto dell'ambiente, il recupero e il riciclo e il riuso dei prodotti. Quindi addirittura gli ecopunto come modello virtuoso, come esempio di un made in Sicily creativo. Fabrizio, possiamo veramente esportare le nostre idee da Palermo? Non soltanto possiamo, ma io credo che noi dobbiamo ritornare a riguadagnare la centralità di Palermo come centro del Mediterraneo e anche del mondo. Noi abbiamo tantissimi talenti in questa nostra terra di Sicilia, talenti che molto spesso con la forza delle loro idee, con la forza delle loro energie giovani sono costretti ad andare in giro per l'Italia, in giro per il mondo a dover
dover fornire queste idee, queste stesse forze ad altri che magari stesse idee, stesse forze non ne hanno, producendo ricchezza altrove. Noi dobbiamo ritornare a far diventare la nostra terra la terra delle opportunità. Se un'amministrazione è attenta a tutti quei processi imprenditoriali che a costo zero si pongono i problemi dell'ambiente, del bene comune, coniugandolo con il bisogno di occupazione e di lavoro e soprattutto tutelando e rispettando l'ambiente, quindi invertendo una sensibilità, credo che un'amministrazione debba immediatamente dialogare. Noi poco fa abbiamo detto almeno un ecopunto a quartiere, ma Palermo è un territorio molto grande e in questo territorio così grande vivono circa 750.000 abitanti. 750.000 abitanti sono una grandissima opportunità economica, perché 750.000 abitanti sono 750.000 persone che producono rifiuti e se questi rifiuti vengono rivenduti sicuramente possono portare ricchezza alle nostre casse. Io vedo ridere molto spesso i consorzi di filiera di altri territori che dicono: voi ci mandate rifiuti da noi e noi poi ci pagate per prenderci i rifiuti e poi noi abbiamo guadagnato dal fatto che voi ci pagate per prendere i rifiuti, dopodiché noi le rivendiamo ai consorzi di filiera e ci riguadagniamo due volte. Io credo che sia inaccettabile questo e dobbiamo appunto esportare questo modello con politiche private e con politiche sicuramente comunali e amministrative, perché il servizio è pubblico e deve essere di ottima qualità per tutti. Dobbiamo avere sinergie con privati, ma non la sostituzione del servizio con mezzo dei privati, perché dobbiamo ben distinguere le due cose, ma di certo dobbiamo portare a una riduzione della tassa, non ad un aumento sconsiderato come quello che c'è stato in questi anni. E se si attua questo modello, questo risultato non solo è possibile, ma è quasi scontato. Quanti ecopunto si potrebbero aprire a Palermo? Io credo che almeno un ecopunto a quartiere a Palermo è possibile aprirlo, perché il territorio palermitano è vasto e quindi ha molte possibilità, con tanti abitanti che consumano e quindi danno la possibilità economica anche all'ecopunto di potersi sostenere economicamente e quindi all'imprenditore che apre di poter vivere lui del suo lavoro. Noi abbiamo questo metodo che non è quello della punizione, ma è quello dell'incentivo, quindi nei quartieri, soprattutto nei quartieri popolari, incentivando le persone, non multandole. Abbiamo visto nei paesi dove abbiamo aperto, nella realtà dove abbiamo aperto, che la gente risponde bene e quindi è come se si creasse una filiera. Quindi oltre a creare due posti di lavoro, almeno due posti di lavoro dentro l'ecopunto, ci sono tanti cittadini, tante cittadine che invece di prendere i rifiuti e buttarli nel cassonetto lo vanno a raccogliere anche spesso palazzo per palazzo e poi lo portano all'ecopunto e riescono anche a sostentarsi economicamente, perché è come se andassero a fare la spesa all'interno di ogni ecopunto e quindi allarghiamo la filiera, creiamo benessere e dalla Sicilia diamo una risposta economica a una crisi sempre più profonda e radicata nel territorio. Non parliamo di utopie, parliamo di concretezza. Forse da questi rifiuti come questi che abbiamo qui alle spalle può esserci un futuro diverso per Palermo. Sì, c'è sicuramente un futuro diverso fatto di tante concretezze e di tante esperienze che stanno funzionando in giro per l'Italia. Gli ecopunto sono una realtà ormai in diverse parti del territorio, a Palermo si può realizzare la stessa impresa. Dico di più, un dato che noi forse sottovalutiamo è anche la possibilità di crescita di imprese che potrebbero sorgere all'interno del territorio palermitano per la trasformazione di questi rifiuti, perché molto spesso sulla raccolta differenziata che noi facciamo in questo territorio, visto che le percentuali sono molto basse, Palermo ha circa il 2% di raccolta differenziata e quindi capiamo come veramente ci sia l'emergenza e il bisogno di dover invertire questa tendenza. La trasformazione, le aziende non sorgono all'interno del territorio, ma noi dobbiamo esportare questi rifiuti lì dove si differenziano, in aziende che si trovano nel nord del paese. Se noi riusciamo ad avere grandi quantitativi così da giustificare gli impianti, possiamo spingere alcune realtà imprenditoriali ad aprire proprio qui le imprese per la trasformazione della plastica, per la trasformazione del ferro, per la trasformazione dell'alluminio, per la trasformazione del cartone e della carta, e questo potrebbe portare ulteriori posti di lavoro, per cui nel tempo noi avremmo sicuramente una società di igiene ambientale risanata, perché si invertirebbe il pozzo senza fondi di un'azienda che paga ogni volta che appunto un camion va a Bellolampo, perché ogni volta che un camion viene scaricato a Bellolampo noi paghiamo, i cittadini palermitani pagano migliaia di euro, allora non finirebbero più a Bellolampo e verrebbero pagati a peso questi rifiuti. In più si
creerebbe un indotto e questo potrebbe portare nel giro degli anni ad un pensionamento sempre graduale dei dipendenti che ci sono all'interno dell'ANIA, così da diminuire il costo del personale nella gestione delle aziende e fare riquadrare i conti ed offrire una città sicuramente più pulita, una città che risponde a quelle che sono le esigenze della nostra terra. Abbiamo dimostrato come tutto questo non inquina, rispetta l'ambiente, crea sviluppo e opportunità di posti di lavoro e soprattutto fa risparmiare la bolletta ai cittadini palermitani. Chi non l'ha fatto in questi anni è perché ha voluto derubare con tasse i cittadini palermitani. Noi crediamo che si debba aprire una nuova fase in cui veramente al cittadino palermitano che deve collaborare con la nuova amministrazione, perché questa è una cosa importante, noi puntiamo molto sulla politica partecipativa, bisogna restituire la dignità e la fierezza di appartenere a un territorio che sa cogliere le sfide del, appunto, di questi anni e quindi poter rispondere positivamente.